questo potrebbe essere l'inizio della fine. Di tutto. Ecco! Sì, puoi farci tutto quello che vuoi. L'unico limite è il cielo. Ora riporta la bestia a terra. Wow, l'hai davvero cavalcato fino alla fine, in un tripudio di fiamme. Oh, lo senti questo odore? Biorischio nelle vicinanze. Ti su e giù funzionano ancora. Suppongo che costruissero macchine migliori in passato. Il combustibile nucleare esausto, che la Toxanol scaricò nella spuma, ebbe un effetto deleterio sugli habitat marini, mentre le discariche strabordanti contaminarono le falde acquifere. Questa combinazione di effetti accelerò catastroficamente la devastazione del loro mondo. Questo potrebbe essere l'inizio della fine. Di tutto. Il mio Wondo è un po' arrugginito, ma ho l'impressione che pensi che l'esplosione allo scalo sia stata opera tua. Oh, dice di conoscerti. Un tempo lo chiamavi Gizmo. È stato lui a insegnarti cosa vuol dire ungersi le zampe e ricondizionare un oggetto. Gizmo ricorda che eri adorabile già allora e sente che il tempo non ti ha raffreddato il cuore. No, no. Gizmo sostiene però che ognuno viva i propri ricordi in modo differente. Le storie non cambiano, ma le verità che rivelano ha così tanto odio dentro di sé e la sua fame insaziabile non ha fatto che aumentare dal giorno in cui si è vendicato sui tuoi genitori. Sa che gli eventi hanno reso Lupa Lupin una parte importante del tuo passato, del tuo presente e presto del tuo futuro. Crede ancora che ci sia del buono in ognuno di noi. Hai ancora qualche speranza per il futuro? Dice che dovresti sapere che quello che deve succedere, succederà. Gizmo capisce quello che provi, ma consiglia di tenere le emozioni sotto controllo. Hai visto di persona che fine faresti altrimenti. Beccati questo, luce! Faresti meglio ad affidarti alla testa e non all'istinto. Visto? Con l'oscurità dalla tua puoi fare quello che ti pare. Ricorda, potrai sempre trovare la luce nell'oscurità. Oscurità! Per chi sa già di avere ragione. Non riesce a credere che il mondo sopravvivrà. Sembrava impossibile fino a poco fa. Comprende il motivo per cui intendi porre fine al mondo. Suppone che sia un gesto di misericordia per non farlo soffrire oltre. Si chiede se ti sia piaciuto lavorare con i miriadi. Sembrano sempre così concentrati e riflessivi. Ma adesso non ha importanza. Gizmo dice che ci è voluto molto tempo a trasportare il passato nel presente e che starà a te scegliere la strada da seguire d'ora in poi. Dovrai accantonare il passato almeno per ora. Non può uscire dal sottoscalo
perché non ha modo di proteggersi dalla non aria della zona morta. Tocca a te recuperare i rottami che servono a ricondizionare il Mecton, a partire dalla vecchia cassa che trovi all'esterno. Dovresti tornare appena avrai trovato i rottami. Non hai tempo da perdere se vuoi che il Mecton sia abbastanza forte da poter affrontare il Pachisbuffo. È la zona del mondo che più ha sofferto durante l'Apocalisse. Non c'è più ossigeno e solo le creature più corrotte e contaminate riescono a sopravviverci. C'è pochissima vita qui. C'è poca aria e tanta morte in questa zona. Sta allerta. Chi respira la metà, vive la metà. Ecco il relitto che stavi cercando. Quanto sottoterra pensi di essere? Devi allineare gli interruttori fino a farli corrispondere. Ottimo! La corrente è sufficiente a innescare gli attuatori e attivare il quadro elettrico. Dice che è abbastanza per attivare il Mecton e dotarlo di un motore, un mangiacarburante, un cannone e una rete da raccolta. Mancano solo una corazza e una riserva di ossigeno. Un aggeggio che ha inventato per recuperare oggetti preziosi da terra. Molte pozze di melma nascondono luoghi segreti in cui usare la rete. A quanto pare sta lavorando a un cannone per il Mecton, ma gli servono delle munizioni. Con munizioni ovviamente intende l'X-VIP. Dice che se addestrati correttamente riusciranno a distrarre il Pachisbuffo. Il modo più semplice per trovare gli X-VIP è chiedere a Moog, che conosce alla perfezione le abitudini di tutte le creature sopravvissute all'Apocalisse. Purtroppo questo vuol dire che dovrai avventurarti nella zona morta ben oltre l'accampamento di Moog, a Scoscesona. Una volta trovato Moog, egli ti indicherà dove trovare gli X-VIP che cerchi.
Una bestiolina tosta e combattiva, perfetta per essere usata come un proiettile. È molto più bello. Piccoli respiri. In partenza. Il Mecton del pre-meccanico è robusto quanto il suo inventore. Riesce a immaginare come doveva essere questo posto prima che il mortoglio lo sommergesse. Prima di proseguire ti conviene trattenere il respiro. Stai per godere dei panorami mozzafiato della cosiddetta zona morta. Nel mondo che fu, certe strade portavano tutte da qualche parte. Ora conducono quasi tutte alla rovina. Quella laggiù è Scoscesona, la scogliera su cui dimora Moog. Questa non sarà un'escursioncina, si fa sul serio. Aggrappati bene e parti. Fogsnir. In Moog. Diava.
Egli è stupito di vederti qui. Pensava che la morte ti avesse ormai raggiunto. Sei senz'altro più resistente e perspicace di molti altri. Dice di essere una mozza mustri, il migliore che tu possa incontrare. Mug dice che tutto il tuo potere non ti porterà un briciolo di bene se non sei incline a premere il grilletto nel momento propizio. Con tutti quei mostri là fuori, o uccidi o vieni ucciso. Tu cosa sceglierai? Potresti anche avere un'ottima mira, ma devi assicurarti di scegliere i bersagli con cautela. Dice che quando si tratta di vita o di morte, non è facile decidere per gli altri. Qualcuno deve farlo, però, altrimenti lo faranno da soli e sai bene che finiranno per mancare il bersaglio. Sostiene che la maggior parte delle volte uccide chi non gli piace. Dice che è incredibile vedere il mondo tornare come prima, ma crede che questo significhi anche più mostri a cui sparare. Capisce perché stai sfoltendo così tanto il branco, ma preferirebbe che lasciassi qualche mostro anche agli altri. Dice che faresti meglio a non lavorare con quei testoni dei miriadi. Ogni volta che prova a spegnere le loro luci, ne mettono di nuove. Dice che tengono a distanza i mostri. Lui li vuole vicini, non lontani. Ora cambiamo argomento, d'accordo? Dice che la fauna, anzi tutta la natura, è cambiata e si è rivoltata contro di noi. Quando il mondo muta, l'istinto di sopravvivenza prende il sopravvento. Non è più tanto convinto della loro dieta vegetariana. Se questa è cambiata, chi può dire cosa ne sia stato della composizione chimica dei loro escrementi? Al momento però sente di essere arrivato al punto in cui ha un'idea sufficientemente chiara della posizione dei mostri, bassi o alti che siano. Dice che per quanto siano enormi, il mondo lo è di più. Per poterli rintracciare, devi innanzitutto analizzare dove sono stati. Mug dice che prima di poter correre, bisogna imparare a camminare. Ci vuole pratica per potersi chiamare ammozzamustri. Per tua fortuna lui può aiutare. Comprende bene la tua necessità di iniziare con qualcosa di semplice, prima di poter pensare in grande. Non c'è posto migliore per cominciare di una caverna di Skvip. Dare la caccia a un paio di queste bestiole dovrebbe bastare a tenerti sulle spine. Pensa che tu abbia problemi più grossi delle tue fantomatiche abilità di caccia se hai tempo di pignoleggiare sulla sua pronuncia.